ha reso una piena confessione, si è chiesta la convalida del fermo e dopo l'interrogatorio si potrà dire qualche cosa in più. Però era confessato. L'incontro era stato chiesto per far ritirare la denuncia contro lui e forse anche per tornare insieme. In questa fase non possiamo dire con certezza il motivo dell'incontro. Certo, l'argomento che interessava i due soggetti era la querela che aveva presentato la ragazza, il processo che era in corso. Proprio ieri ci sarebbe stata l'udienza, c'è stata l'udienza, quel processo è stato rinviato. Ma certamente questo ragazzo si è presentato all'appuntamento con la sua, con la persona che dice che amava, ma si è presentato con un coltello con il quale poi ha trafitto più volte la ragazza. Il consiglio che è d'obbligo dare e ripetere più volte è stato esternato è quello di evitare alle donne, alle ragazze di incontrare questi uomini in luoghi isolati e da soli, perché se questo incontro fosse avvenuto in un luogo pubblico in presenza di altre persone, a questa tragica fine non si sarebbe giunti. A volte le ragazze ritengono di poter cambiare il loro uomo, oppure sperano che già sia cambiato, anche perché ci sono figli, perché ci sono figli piccoli, e questa speranza le induce spesso a delle imprudenze. Si tratta di fatti in gran parte imprevedibili, cioè quando si è effettuato un allontanamento della donna, si è portata in una località protetta, in una struttura protetta, in una casa famiglia, spesso le donne si sono allontanate dopo una o due settimane e sono tornate dal loro uomo, ripeto, con quella speranza che sia cambiato, che possa cambiare. Quindi sotto questo profilo non è facile prevedere delle misure definitive e decisive. Anche la risposta giudiziaria non può essere determinante, perché come abbiamo visto il processo era in corso e proprio c'è stata ieri l'udienza. È verosimile che se fosse stata effettuata prima l'udienza, può darsi che questo tragico fatto si sarebbe verificato prima, cioè non possiamo escluderlo. Non è il processo che avrebbe bloccato il soggetto, tant'è che il processo era in corso e questa furia si è scatenata lo stesso. C'è stato un SMS che aveva inviato al genitore che si trovava presso i carabinieri, quindi capito subito che era alla stazione di Milano. Sulla premeditazione avete conosciuto? Guardi, al momento non vi sono elementi per stabilire se contestare questa aggravante. Ripeto, il ragazzo si è presentato all'appuntamento con la sua ragazza con un coltello adeguato poi a ucciderla in modo veramente orribile, perché sono state moltissime le coltellate. L'arma ancora deve essere trovata. Deve essere trovata, sì.